Salve a tutti ragazzi, sono LukeTheSkin94, benvenuti in una nuova parte con Dino Crisis. Scusate la voce, ma ho mal di gola e quindi faccio un po' fatica a narrare. Ma nonostante ciò, volevo portarvi questa nuova parte con questo gioco che, vi ripeto, è un capolavoro. Qui nel frattempo sono andato a vedere questa porta, ma tanto si potrà aprire con una chiave che otterremo solamente molto più avanti. Dopodiché, sono andato da questa parte, ma come ci ricorda Gale, Rick non avrà problemi da solo dentro la base. Dopodiché, invece, andando dall'altra parte, si potrà proseguire con la storia. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility has been cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Scusa un attimo, Gale. Nessuno ti ha mai detto che non si origliano le persone? Oppure che non si ruba la roba degli altri? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Proseguiamo verso il generatore. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestine straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Prima di proseguire, esaminate il cadavere. Vi troverete un medikit grande. Eccolo. Dopodiché, a questo punto possiamo proseguire. E andiamo un attimo a parlare con Gale. Hai qualcosa da dirci, Gale? I'll stand guard here. You go inside and take a look around. Nulla di importante. Possiamo entrare nel generatore di riserva del primo piano. Ce ne saranno altri di generatori durante tutto il resto del gioco. E tutti avranno in comune la stessa base per Enigma, ovvero l'enigma delle batterie e dei colori. Come potete vedere, intorno alle leve ci sono dei colori, e quei colori corrisponderanno a determinati colori della batteria. Nel caso di questa batteria, per esempio, dovrete metterli in ordine, in modo che a ogni batteria corrisponda la leva con lo stesso colore. In questo caso, rosso, blu, verde e bianco. Ok, a questo punto azionate l'interruttore e facciamo partire la corrente. Eh già, è successo qualcosa di strano, vero? Ma adesso lo scopriremo. E vi dico subito, ragazzi, preparatevi a fuggire. Chiunque conosce le tecniche di base di Resident Evil capirà subito che bisogna fuggire.
E adesso ragazzi si scappa. Esatto, perché vi dico subito, contro i Velociraptor occorre metà caricatore di una pistola base. Per cui vi dico subito, come accade in Resident Evil, come qualunque persona consiglia, scappate se non avete necessità di combatterli. Ok, andiamo lì e naturalmente pensiamo subito di essere al sicuro, no? E invece... Ok, subito veloce all'altra porta e a quel punto sì, saremo veramente al sicuro. Dopodiché vi lascio al dialogo che seguirà. By some kind of dinosaur. Now that's a good one. So, who was it? Barney? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big ass lizard. For real? What's going on over there? All right, head over to the control room and we'll sort out this whole situation. E sulla mappa di gioco ci verrà indicato dove dovremo andare, la nostra destinazione, il nostro obiettivo. Ok, possiamo entrare nella base, ma con Rick ne parleremo soltanto nella prossima puntata. Qui, dagli Upteschi 94, per il momento è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!